Oliver Bacon viveva all'ultimo piano di una casa che dava su Green Park. Era un appartamento. Le sedie sporgevano con la golatura giusta, sedie rivestite di cuoio. Dei sofà riempivano i vani delle finestre, sofà rivestiti di tessuto. Le finestre, le tre lunghe finestre, avevano la loro razione di discrete tendine e di raso lavorato. La credenza di Mogano era giustamente rigonfia di brandy, whisky e liquori appropriati. E dalla finestra centrale egli poteva guardare i lucidi tetti delle macchine alla moda stipate nelle strette vie di Piccadilly. Posizione più centrale non si poteva immaginare. E alle 8 di mattina egli si faceva portare la colazione su un vassoio da un domestico. Mentre il domestico spiegava la sua vestaglia cremisi, lui apriva le lettere lacerandole con le sue lunghe unghie appuntite e ne estraeva biglietti d'invito spessi e bianchi su cui spiccavano in rilievo stemmi di duchesse, contesse, viscontesse e nobildonne. Si lavava. Mangiava il suo toast, poi leggeva il giornale accanto all'ardente luminoso calore della stufa elettrica. «Ecco, Oliver», diceva tra sé, «tu che hai cominciato la vita in un piccolo vicolo sudicio, tu che...» E si contemplava le gambe così ben modellate nei pantaloni perfetti, gli stivali, le ghette. Tutto calzava come un guanto, risplendeva, tagliato nella stoffa più buona dalle migliori forbici di Savile Row. Ma spesso si toglieva la maschera e ridiventava un ragazzino in un oscuro vicolo. Aveva pensato una volta che fosse quella la sua massima aspirazione: vendere cagnolini rubati alle signore eleganti di Whitechapel. E una volta era stato colto in flagrante. La madre si era lamentata. «Oh, Oliver, quando metterai giudizio, figlio mio?» Aveva fatto il commesso, aveva venduto orologi da poco prezzo, poi aveva portato un portafoglio ad Amsterdam. Quel ricordo lo faceva ridacchiare. Il vecchio Oliver che ricordava il giovane. Sì, aveva avuto successo con i tre diamanti. C'era anche stata la provvigione sullo smeraldo. Più tardi era andato nella stanza privata del retrobottega a Arton Garden. Quella stanza con le bilance, la cassaforte, la grossa lente d'ingrandimento. E poi... ridacchiò. Quando nelle calde sere passava tra i crocchi di gioiellieri che stavano discutendo prezzi, miniere d'oro, diamanti, rapporti dal Sudafrica... Uno di loro si posava un dito sul lato del naso e al suo passaggio mormorava Non era che un mormorio, null'altro che un dar di gomito, un dito lungo il naso, un ronzio che fremeva attraverso il crocchio di gioiellieri in quel caldo pomeriggio a Arton Garden. Oh, erano tanti anni fa ormai. Ma Oliver sentiva ancora il fremito lungo la spina dorsale, la gomitata, il mormorio che significava «Guardatelo, il giovane Oliver, il giovane gioielliere, eccolo che passa!» Era veramente giovane allora e cominciò a vestirsi sempre meglio ed ebbe prima una carrozza, poi una macchina, prima era andato in galleria, poi in platea. E aveva una villa Richmond che dava sul fiume con un pergolato di rose rosse. E Mademoiselle aveva l'abitudine di coglierne una ogni mattina per infilargliela all'occhiello. «Così», disse Oliver Bacon, alzandosi e stirando le gambe. «Così». E si fermò sotto al ritratto di un'anziana signora sul caminetto e sollevò le mani. «Ho mantenuto la parola», disse, accostando le mani palmo a palmo come se le stesse rendendo omaggio. «Ho vinto la mia scommessa». Era così. Era diventato il gioielliere più ricco d'Inghilterra. Ma il suo naso lungo e flessibile come la proboscide di un elefante pareva dire con uno strano fremito delle narici. Ma era come se tutto il naso fremesse, non solo le narici. Che non era ancora soddisfatto. Fiutava ancora qualcosa sottoterra
un po' più avanti. Immaginate un porco gigante in un pascolo ricco di tartufi. Dopo aver disotterrato questo o quel tartufo, ne fiuta uno più grande, più nero, sottoterra più avanti. Così Oliver odorava nel fertile terreno di Mayfair, un altro tartufo più grande, più nero, più oltre. Ora dunque si raddrizzò la perla nella cravatta, si inguainò nel suo elegante cappotto azzurro, prese i guanti gialli e il bastone da passeggio, scese le scale dondolando e un po' annusò, un po' sospirò col lungo naso tagliente mentre usciva in Piccadilly. Non era forse ancora un uomo triste, insoddisfatto, un uomo che cerca qualcosa di nascosto pur avendo vinto la scommessa? Camminava dondolando lievemente, come un cammello allo zoo dondola da una parte all'altra, mentre cammina lungo i sentieri asfaltati pieni di droghieri, con le loro mogli, intenti a mangiare da sacchetti di carta e a gettare pezzettini di stagnola spiegazzata sul sentiero. Il cammello disprezza i droghieri. Il cammello è insoddisfatto della sua sorte. Il cammello vede il lago azzurro e davanti la frangia di palme. Così il grande gioielliere, il più grande gioielliere del mondo, scese dondolando lungo Piccadilly, impeccabilmente vestito, con i guanti e il bastone da passeggio, ma ancora insoddisfatto, finché raggiunse il buio negozietto, famoso in Francia, in Germania, in Austria, in Italia e in tutta l'America, il negozietto buio in una traversa di Bond Street. Come di consueto, entrò nel negozio senza parlare, anche se i quattro uomini, due anziani, Marshall e Spencer, e i due giovani, Hammond e Weeks, si drizzarono per guardarlo e invidiarlo. Solo agitando un dito del guanto, color ambra, mostrò di accorgersi della loro presenza ed entrò nella sua stanza privata, chiudendosi dietro la porta. Poi disertò la grata che sbarrava la finestra. Le grida di Bond Street penetrarono, il rombo del traffico lontano. Le luci dei riflettori sul retro del negozio splendettero verso l'alto. Un albero agitò sei foglie verdi, poiché era giugno. Ma Mademoiselle aveva sposato Mr. Pedder della birreria locale. Nessuno gli infilava più le rose all'occhiello ora. E così, un po' sospirò, un po' grugnì, così. Poi toccò una molla nella parete e lentamente il pannello si schiuse rivelando le cassaforti d'acciaio. 6, tutte di acciaio brunito. Girando una chiave ne disserrò una, poi un'altra. Ognuna era foderata di velluto color cremisi scuro. In ognuna posavano dei gioielli, braccialetti, collane, anelli, tiare, diademi ducali, pietre sciolte in conchiglie di vetro, rubini, smeraldi, perle, diamanti. Stavano tutti al sicuro, scintillanti, freschi, eppure bruciavano eternamente di un'interna luce compressa. «Lacrime!» disse Oliver guardando le perle. «Sangue del cuore!» disse guardando i rubini. «Polvere da sparo!» continuò scuotendo i diamanti sì da farli ardere e dardeggiare. «Polvere da sparo a sufficienza da far saltar per aria Mayfair fino in cielo!» Gettò indietro la testa e fece un verso come un cavallo che nitrisce. Il telefono sul tavolo ronzò ossequiosamente con un basso suono soffocato. Chiuse la cassaforte. «Tra 10 minuti», disse. «Non prima». E sedette alla scrivania e guardò le teste degli imperatori romani incisi sui gemelli dei polsini. E di nuovo si svestì dei suoi panni e ridivenne il ragazzino che giocava a biglie nel vicolo, dove la domenica vendono cani rubati. Ridivenne quel ragazzino astuto e scaltro, dalle labbra come ciliegie bagnate. Ficcò le dita in cordoni di trippa, li infilò in padelle di pesce fritto, sgattaiolò tra la folla. Era magro,
agile, con gli occhi come pietre leccate. E ora, ora, le lancette dell'orologio ticchettavano. 1, 2, 3, 4. La duchessa di Lambourne attendeva di essere ricevuta. La duchessa di Lambourne, figlia di un centinaio di conti, avrebbe aspettato per 10 minuti su una sedia al banco. Avrebbe atteso i suoi comodi. Avrebbe aspettato finché lui fosse pronto per vederla. Osservò l'orologio nel suo astuccio di zigrino. Le lancette si mossero. Con ogni ticchettio l'orologio gli offriva, così gli pareva, del pâté de foie gras, una coppa di champagne, un'altra di brandy raffinato, un sigaro del valore di una guinea. L'orologio posava tutto questo sul tavolo accanto a lui mentre scorrevano i 10 minuti. Poi sentì dei passi lenti e silenziosi che si avvicinavano, un fruscio nel corridoio. La porta si aprì, Mr. Hammond si appiattì contro il muro. «Sua grazia!» annunciò. «Aspetto là», appiattito contro il muro. Oliver, alzandosi, poté sentire il fruscio del vestito della duchessa mentre percorreva il passaggio. Poi comparve, riempiendo la soglia, la stanza, con il suo profumo, il prestigio, l'arroganza, il fasto, l'orgoglio di tutti i duchi e le duchesse raccolti in un'onda rigonfia. E come un'onda si frange, ella si ruppe sedendosi, spargendosi e spruzzando e rovesciandosi su Oliver Bacon, il grande gioielliere, ricoprendolo di colori scintillanti, vivaci, verde, rosa, violetto, e di odori, di iridescenze, e raggi che sfuggivano dalle dita, ondeggiando dalle piume, splendendo dalle sete, poiché era molto larga, molto grassa, strettamente avviluppata in taffeta rosa e aveva passato il fiore dell'età. Come un ombrellino da sole con molte gale, come un pavone con molte penne, chiude l'uno le gale, l'altro ripiega le penne, così si depose e si chiuse sprofondando nella poltrona di cuoio. «Buongiorno, Mr. Bacon», disse la duchessa, ed estrasse la mano dalla fessura del guanto bianco, e Oliver si chinò profondamente per stringergliela, e mentre le loro mani si sfioravano, si rinsaldò ancora una volta il vincolo tra loro. Erano amici, eppure nemici. Lui era padrone, lei era padrona, l'uno ingannava l'altra, l'uno aveva bisogno dell'altra. E la temeva. Ciascuno sentiva questo e lo provava di nuovo ogni volta che si sfioravano le mani in quella piccola stanza. Fuori la luce bianca e l'albero con le sue 6 foglie e il rumore della strada lontana e le cassaforti dietro di loro. «E oggi, duchessa, cosa posso fare per lei?» disse Oliver con molta dolcezza. La duchessa gli aprì il suo cuore più intimo, glielo spalancò e, sospirando, estrasse senza parole dalla borsetta un lungo astuccio di pelle lavabile. Sembrava uno scarno furetto giallo e, da una fessura nel ventre del furetto, fece cadere delle perle, 10 perle. Rotolarono dallo spacco del ventre del furetto. 1, 2, 3, 4. Come le uova di qualche uccello paradisiaco. «Tutto quel che mi rimane, caro Mr. Bacon», si lamentò. 5, 6, 7 rotolarono giù, lungo gli scoscesi pendii montuosi che terminavano in una stretta valle tra le sue ginocchia. L'ottava, la nona, la decima. Là giacquero nello splendore del taffetà color pesca. 10 perle. «Della proprietà di Appleby», mormorò con aria luttuosa. Le ultime di tutte. Oliver si protese in avanti e prese una delle perle tra l'indice e il pollice. Era rotonda e lustra. Ma era vera
O era falsa? Stava di nuovo mentendo? Avrebbe usato farlo? Lei posò un dito grassoccio sulle labbra. Se il duca sapesse, bisbigliò. Caro Mr. Bacon, un colpo di sfortuna. Era stata di nuovo a giocare, vero? Quel mascalzone, quello scroccone, sibilò. Quell'uomo dallo zigomo scheggiato? Era un poco di buono. E il duca era dritto come un attizzatoio, con le basette. Le avrebbe tagliato i fondi. L'avrebbe rinchiusa laggiù se solo avesse saputo quel che so io, pensò Oliver. E diede uno sguardo alla cassaforte. Araminta, Daphne, Diana, gemeva lei. È per loro. Le signorine Araminta, Daphne, Diana, le sue figliole, lui le conosceva, le adorava, ma era Diana che amava. Lei ha in mano tutti i miei segreti. Lo guardò con la coda dell'occhio. Lacrime scivolarono, lacrime caddero, come diamanti, raccogliendo cipria nei solchi delle sue guance color bocciuolo di ciliegio. «Caro amico!» mormorò. «Caro amico!» «Caro amico!» ripete lui. «Caro amico!» come se leccasse le parole. «Quanto?» domandò. Lei coprì le perle con la mano. 20.000!» sussurrò. «Ma era vera o falsa quella che lui stava tenendo in mano? La proprietà di Appleby. Ma non l'aveva già venduta. Avrebbe chiamato Spencer o Hammond. Prendetela e controllatela, avrebbe detto. Allungò la mano per suonare il campanello. Verrà da noi domani, disse lei ansiosa, interrompendolo. Il primo ministro, sua altezza, si fermò. E Diana, soggiunse. Oliver staccò la mano dal campanello. Guardò dietro le spalle della duchessa, guardò il retro delle case di Bond Street e vide non le case di Bond Street, ma un fiume increspato, e trote affioranti e salmoni, e il primo ministro, e se stesso anche, in panciotto bianco. E poi Diana. Abbassò lo sguardo sulla perla che teneva in mano. Ma come poteva controllarla alla luce del fiume, alla luce degli occhi di Diana? Gli occhi della duchessa erano fissi su di lui. 20.000, gemette. Il mio onore. L'onore della madre di Diana. Avvicinò il libretto degli assegni e strasse la penna. 20, scrisse. Poi smise di scrivere. Gli occhi dell'anziana donna nel quadro lo osservavano. Gli occhi della vecchia, sua madre. Oliver, ammonì. Sii ragionevole. Non fare lo sciocco. Oliver, lo implorò la duchessa. Era Oliver adesso, non Mr. Bacon. Verrà da noi per un lungo fine settimana, non è vero? Solo nei boschi con Diana. A cavallo solo nei boschi con Diana. 1.000, scrisse e firmò. Ecco, disse. E mentre lei si alzava dalla sedia, si aprirono tutte le gale dell'ombrellino da sole, tutte le penne del pavone, lo splendore dell'onda, le spade e le lance di Agincourt. E i due anziani e i due giovani, Spencer e Marshall, Weeks e Hammond, si appiattirono dietro il banco invidiandolo, mentre lui la scortava attraverso il negozio fino alla porta. E lui agitò il suo guanto giallo davanti a loro, e lei conservò il suo onore. Un assegno per 20.000 sterline con la sua firma, tenuto stretto tra le mani. «Sono vere o false?» domandò Oliver chiudendo la porta della sua stanza. Eccole, 10 perle sulla carta assorbente del tavolo.
le portò alla finestra, le tenne sotto la sua lente alla luce. Era questo dunque il tartufo che aveva dissotterrato? Marce fin nel midollo, marce fino al cuore. «Perdonami, mamma», sospirò alzando la mano come per chiedere scusa alla vecchia del quadro. Ed era di nuovo un ragazzino nel vicolo dove vendevano cani di domenica. «Perché», mormorò congiungendo le palme delle mani, «dovrà essere un lungo fine settimana».